Diamo il benvenuto in questo spazio che è ospitato dalla seconda edizione di Farmacista Più, che quest'anno si svolge a Milano, al dottor Massimo Lombardi, direttore commerciale della Pharma EEC Goldman Italia. Un'azienda che si occupa di produrre e distribuire alle farmacie prodotti ad alta tecnologia caratterizzati da un'innovazione forte. Di cosa si tratta? Allora, innanzitutto la nostra società è un'azienda che nasce nel 1987 ed è stata fondata da dei professionisti presenti sia nel settore intermedio della distribuzione del farmaco che specializzati nell'accompagnare le farmacie attraverso l'utilizzo di tecnologie che servono per migliorare il lavoro della farmacia. Nel 2012 Pharma EC è diventata distributore in esclusiva per l'Italia del prodotto Goldman. Goldman è una tecnologia made in Germany. Ed è un magazzino automatico che permette alle farmacie il processo di dispensazione e stoccaggio dei farmaci. La scelta di puntare su questo prodotto è stata una scelta fondamentalmente tecnica. Dopo aver fatto un'attenta analisi di quello che il mercato offriva alle farmacie, abbiamo puntato su questo prodotto perché, oltre ad essere altamente performante, è una macchina modulabile, per cui permette di essere dimensionato nelle tre dimensioni, lunghezza, altezza e larghezza, e permette quindi di adattare il robot alla farmacia e non la farmacia al robot. È un prodotto quindi che rende più facile la vita al farmacista dal punto di vista professionale, in modo che possa essere più vicino al paziente, questo è vero? L'automazione marca un passaggio fondamentale all'interno della farmacia. È un'azienda che negli ultimi 20 anni ha subito grandi trasformazioni, soprattutto in termini anche economici e di remunerazione, soprattutto da parte del Servizio Sanitario Nazionale, la diminuzione dei profitti che la farmacia aveva rispetto a 20 anni fa. L'automazione in questo momento è un qualcosa che permette al farmacista non solo di stare più vicino all'assistito e quindi di poter consigliare i prodotti necessari a quella persona e quindi di far meglio la sua professione, quindi rimanendo più a contatto con le persone, ma soprattutto permette di ricavare tempo perché i processi di stoccaggio del farmaco sono nettamente inferiori rispetto a un sistema tradizionale di stoccaggio all'interno delle cassettiere delle medicine. La ringraziamo molto per la partecipazione e le auguriamo buon lavoro. Grazie e buon proseguimento.